Ritrovati amici, siamo contenti di essere qui con voi per l'approfondimento della scuola del sabato sul Vangelo di Giovanni, stiamo studiando questo tema durante il trimestre e siamo arrivati alla lezione 8 con i nostri ospiti che sono Filippo Alma, docente presso la Facoltà Adventista di Teologia Villa Aurora a Firenze. Benvenuto Filippo. Sono contento di essere ancora con voi. Grazie. E poi abbiamo Ellen Silvestro che eh, è mh, laureata in psicologia e anche ha trascorso con noi questi incontri fino ad oggi e ti ringraziamo per la tua disponibilità. Benvenuta. Grazie, sono molto contenta anch'io di essere qui. Bene, voi non lo sapete ma noi comunque mh, mentre prepariamo questi incontri passiamo anche del tempo insieme, chiacchieriamo, abbiamo anche mangiato insieme è bello quando anche in un gruppo che si incontra nelle chiese locali si trovano anche dei momenti al di fuori di questo gruppo per vivere degli attimi di socializzazione e conoscersi meglio e scambiare diciamo fare amicizia ecco fare amicizia ci sta anche questo no perché la nostra è una comunità di credenti è una comunità cristiana e pensiamo di essere, come la Bibbia anche ci descrive, la famiglia di Dio e in questa famiglia tutti sono accolti, però se siamo una famiglia siamo insieme e viviamo anche dei momenti estemporanei. Allora, oggi abbiamo una lezione che non è molto semplice, però è veramente interessante, perché le volte scorse abbiamo dedicato molto spazio a diverse testimonianze. A più riprese nel corso, nello scorrere delle lezioni abbiamo visto la testimonianza di diversi personaggi di cui Giovanni ci racconta portandoli in primo piano nel suo Vangelo e abbiamo parlato proprio non solo dei discepoli ma anche di altre persone un po' più lontane nella cerchia delle conoscenze di Gesù, abbiamo parlato di diversi tipi di testimonianza. E anche di eh, qualcuno che, nonostante eh, avesse visto, avesse le stesse cose di chi ha testimoniato che Gesù era il Messia, non, non, ha, non è convinto, non l'ha riconosciuto come tale. Quindi c'è ancora questa lotta tra la fede e l'incredulità. Saremo in particolare nel capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, però vedremo sicuramente anche altri brani delle scritture. E però prima di entrare nel vivo del discorso preghiamo insieme, volevo chiedere oggi a Ellen di guidarci in preghiera. Certo. Grazie. Ti ringraziamo caro Padre per prenderti ogni giorno cura di noi, ti ringraziamo perché abbiamo anche oggi questa possibilità di ritrovarci intorno alla discussione della tua parola, ti prego di guidarci in questo, di mandarci il tuo spirito su di noi affinché possa intervenire per far capire meglio ogni cosa che diremo, ti prego di benedire la nostra settimana, le nostre famiglie, le famiglie di tutti coloro che ci seguono e ti chiedo tutto questo non perché lo meritiamo ma nel tuo Santissimo. Nome. Amen. 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 Grazie Ellen. Quindi siamo pronti per uh, cominciare e quindi voglio fare a te la prima domanda. Va benissimo. Oggi. Uh, sai perché? Proprio perché pensando a queste testimonianze che mh, diciamo sono riportate nel Vangelo di Giovanni eh, e sono una reazione anche delle persone, in loro na nasce la fede vedendo, ascoltando Gesù, ehm, le sue parole sono parole di vita, no? Eh, vedendo quello che lui fa, il suo modo di rapportarsi agli altri, il suo stile di vita anche. No? Eh, quindi trovano una persona e si rendono conto di com'è questa persona, di quello che insegna, di quello che fa. Ed ecco che eh, qui è la mia domanda, no? eh, mi ispiro anche a una citazione anonima che ehm, ha riportato eh, Filippo nel nocciolo della questione dove una citazione che dal latino, diciamo la versione subito italiana, è le parole insegnano e gli esempi trascinano. Quindi Gesù era veramente un trascinatore perché eh, con quello che diceva, con quello che faceva, eh, le persone erano attratte da lui. Allora la mia domanda è questa, ehm, ma i fatti danno più credibilità alle eh, parole? Potrebbe essere scontato, ma mi piacerebbe no, in realtà, esplorare questo. Sì, anche secondo me valeva la pena approfondire questo aspetto. Ehm, ti ringrazio per la domanda. E per rispondere mh, nel migliore dei modi, diciamo, secondo le mie possibilità, volevo partire proprio dalla mia esperienza personale. Ora, i miei genitori, fin da quando ero piccola, mi hanno sempre insegnato, che sia a livello lavorativo ma anche nella vita: conta scegliere ciò che ci piace fare. Quindi. Loro partivano da questa prospettiva, cioè se, tu sei, mh, se ti piace quello che fai sei bravo, chi è bravo il lavoro lo trova, quindi non ti devi preoccupare. E da un lato ho avuto anche l'esempio di mia mamma che, lei tra parentesi è sarta, eh, le piace molto quello che fai, è molto brava e quindi non ha mai avuto problemi a livello lavorativo, no? E, mh, però in realtà questi discorsi non venivano tanto da mia madre quanto da mio padre. Eppure io fin da piccola lo vedevo continuamente studiare, cioè io mi ricordo a fine giornata che lui si ritagliava dopo il lavoro, dopo la famiglia, quel momento proprio per stare sui libri e l'abbiamo sempre accompagnato a tutte le lauree, a tutte le cose che lui comunque ha fatto e continua ancora oggi a fare, no? Infatti tra parentesi, io quando tornavo da scuola prendevo un brutto voto, avevo più paura della reazione di mia mamma che magari poteva essere un pochino più bacchettona più che quella di mio papà, per lui bastava la sufficienza, diceva sì va bene, la sufficienza basta, l'importante poi è seguire la propria strada, fare quello che ti piace, non importa i titoli, lo studio. Ecco, ora, io penso, eh, non ho chissà quale titolo, però penso di aver preso proprio da lui, dal suo esempio, questa voglia di conoscere, cioè questa passione per lo studio. E quindi mi sono chiesta, ma come mai allora... E tra il dire e il fare permane dentro di noi con forza maggiore proprio questo secondo, cioè il fare. E la scienza in realtà ci viene in aiuto, anche qui la psicologia è fenomenale secondo me. Eh, questo cervello che in maniera molto simile a come fanno gli animali, quindi a come funziona in questo caso eh, negli animali, Uh, si basa sull'apprendimento per imitazione, quindi è molto improntato sull'apprendere per imitazione e questo lo possiamo vedere tramite uh, lo studio di vari esperimenti che sono stati fatti, oggi per questioni anche legate al tempo ne prendo solo uno, che secondo me è un primo fra tutti, di Albert Bandura, anche qui psicologo rinomatissimo, e lui fece questo esperimento su una, grazie ad una bambola, se non ero chiamata Bobo, e lui prese questi bambini in età, in età prescolare, li mise in tre gruppi diversi. Ogni gruppo aveva il suo adulto che doveva fare delle cose. Il primo gruppo eh, aveva questo adulto che eh, iniziò a mostrare comportamenti aggressivi nei confronti di questa bambola. Quindi immaginate tutti i bambini che guardano questo adulto picchiare la bambola. Secondo gruppo, l'adulto gioca coi lego, quindi si dimostra indifferente né in maniera positiva né in maniera negativa, interagisce con la bambola. Terzo gruppo era il gruppo di controllo, in cui eh, in realtà non c'era l'adulto. Tra virgolette, nel senso che non interferiva con il gioco dei bambini che in questo caso furono lasciati abbastanza liberi di interagire fra di loro, di giocare e così via. Dopo aver preso questi eh, vari gruppi, insomma, aver valutato le reazioni, esatto, dopo queste esperienze, lui rimette tutti questi bambini in una stanza in cui mette a disposizione sia dei giochi diciamo uh, neutri, quindi Lego, la bambola e altri giochi e poi dei giochini però abbastanza aggressivi, fucile, pistola quindi tutti questi giochi un pochino aggressivi e Bandura osservò che uh, i bambini che avevano visto l'adulto picchiare la bambola quindi in quei pochi istan istanti minuti Mostravano significativamente, perché comunque per validare no, il, a livello scientifico serve comunque una certa significatività. Ehm, atteggiamenti aggressivi verso persone e anche verso le cose. Quindi, diciamo che eh, rispetto ovviamente a quelli che giocavano da soli, ma anche a quelli che avevano visto l'adulto comportarsi in maniera neutra. E anche esperimenti successivi poi hanno confermato questi risultati a cui Bandura era arrivato. Tutto ciò a dimostrazione proprio del fatto che gli individui apprendono effettivamente osservando e riproducendo i comportamenti delle altre persone. Soprattutto, e qui eh, questo ci deve far riflettere, secondo me, delle persone che amiamo, quindi che nella nostra vita risultano maggiormente significative e importanti. Eh, allora, qua la scuola del sabato, <ride> nella parte di domenica, dice che Gesù ha usato i segni, quindi quello che lui faceva. Uh, la lezione nella parte domenica si intitola segni opere prodigi uh, per mostrare qualcosa il suo stretto rapporto di collaborazione con il padre quindi lui ha dato un esempio con questo obiettivo per dimostrare una relazione col padre ecco perché ehm, probabilmente il suo esempio era così mh, autentico e trascinante lo sai che è molto importante quello che hai detto perché avendo lavorato per diverso tempo nella Chiesa Ventista nel settore dei bambini, eh, devo dire che eh, è vero quello che tu dici, i bambini imparano per imitazione e imparano per imitazione anche riguardo alla fede, cioè noi possiamo anche eh, raccontare loro le storie della Bibbia, eh, dare loro degli insegnamenti morali ispirati alle scritture. Però eh, tante volte vale di più quello che loro vedono a noi fare quando non parliamo, che fa capire loro se questo mh, Gesù ha trascinato anche lo, noi, no? se ci siamo lasciati trascinare da Gesù. Sì. Perché a volte c'è una discordanza fra quello che diciamo e come lo viviamo, e, e questo eh, i bambini lo sentono molto. Tu hai usato proprio un esempio anche poi che coinvolgeva dei gruppi di bambini per avvalorare questa, questa tesi di questo anonimo che dice che le parole insegnano, gli esempi trascinano, quindi la prendiamo per buona. Sì, assolutamente. <ride> e mi raccomando, Buonissimo. cerchiamo. La accendiamo. <ride> sì, è inutile che poi proviamo a essere un buon esempio perché falliremo. L'importante è cercare di rimanere vicino al Signore e di fare del proprio meglio cercando di imparare da Lui e se sbagliamo chiedere scusa, ma essere autentici e non avere un cristianesimo fake, come possiamo dire oggi si usa questo termine. No? <ride> ecco, eh, grazie Ellen, era importante partire con questo eh, perché mh, la lezione ci parla di queste testimonianze che sono state suscitate dal Messia per il modo eh, che lui ha avuto di relazionarsi con gli altri. Allora, adesso eh, volevo affrontare un tema che eh, Filippo ha diffusamente trattato nel nocciolo della Questione e che credo che sia molto interessante. Eh, allora, la eh, scrittura ci parla di segni, di opere, di prodigi, di profezie che hanno parlato della venuta del Messia, quindi delle prove. Tuttavia vorrei eh, proprio parlare di questo. Sono delle prove certe, inoppugnabili, ehm, perché mi aveva eh, colpito il concetto della libertà che Dio ci lascia di credere. E c'era una citazione a pagina ehm, 504 di un libro di Xavier Léon Dufour sul Vangelo secondo Giovanni che tu riporti nel nocciolo e la voglio leggere. La rivelazione di Gesù non si impone all'uomo come un'evidenza, ma si propone alla sua libertà. E quindi io vorrei parlare di questo, perché eh, tante prove, ma... Sì, Maria Rosa, in effetti questo è un tema. È un tema perché la scrittura, le profezie dell'Antico Testamento riguardanti il Messia, diciamo che erano alla portata di tutti e quindi eh, questi vaticinia e anche allo stesso tempo voglio dire questi rotoli della Torah e i rotoli appunto del messaggio profetico erano accessibili al popolo ma non tutti hanno identificato in Gesù il Messia e quindi come scrive giustamente questo teologo francese di qualche anno fa Xavier Léon Dufour cioè la rivelazione di Gesù, contenuta anche nella Bibbia, che era la Bibbia ebraica, la sola Bibbia che esisteva per i primi credenti, per lo stesso Gesù, non è che conteneva delle certezze assolute o delle evidenze oggettive per tutti, ma queste profezie delineavano i contorni appunto del Messia che sarebbe venuto. Gli scritti del Nuovo Testamento quindi fanno eco alle scritture ebraiche riprendendo a posteriori i fatti della vita di Gesù, l'insegnamento di Gesù, e quindi rileggendo le antiche profezie hanno riconosciuto appunto che c'era un eco di quella che era stata la vita di Gesù, e quindi da questo punto di vista hanno trovato anche un conforto spirituale. Ma tutto questo ovviamente è. È solo una prospettiva possibile. Noi, ad esempio, come credenti, leggiamo l'Antico Testamento quindi con un approccio di tipo cristocentrico, e quindi andiamo a cercare Gesù nell'Antico nell Testamento. Antico. E questo è legittimo, ma allo stesso tempo non possiamo affermarci solo a questo, perché significherebbe immaginare che l'unica lettura possibile dell'Antico Testamento sia quella cristiana. Invece c'è ancora un mondo ebraico e quindi 20 secoli di storia dopo Gesù di ebrei che non hanno riconosciuto in Gesù il Messia e che lo attendono ancora e che leggono la Bibbia dei primi credenti, la Bibbia di Gesù, la Bibbia di Paolo, la Bibbia di Giovanni, la leggono in un modo diverso dal nostro. E anche questo è altrettanto legittimo. E quindi cosa possiamo imparare noi cristiani? Che nel leggere l'Antico Testamento, Certamente ci porremo delle domande sulla natura del Messia e sulla venuta del Messia, quindi una lettura cristiana dell'Antico Testamento, ma prima ancora di far questo bisogna sempre chiedersi, è questo testo di Isaia, prima ancora di essere compreso dagli stessi scritti del Nuovo Testamento, come una profezia di Gesù? Ad esempio penso a Isaia 53, cioè il canto del servo sofferente, no? dell'Ebed Yahweh, del servo sofferente, ecco, nell'interpretazione classica del mondo ebraico, in realtà il servo sofferente è Israele, non è Gesù, non è il Messia. E queste letture non necessariamente devono essere antitetiche, no? in un rapporto oltretutto anche rispettoso della storia del popolo di Israele. Quello che qui vogliamo dire è che quando facciamo un cortocircuito di questo tipo, cioè che leggiamo l'Antico Testamento con un approccio tipologico alla ricerca soltanto della verità in Gesù o delle verità cristiane, commettiamo quasi un abuso, perché prima ancora di dire qualcosa a noi cristiani, questa parola, questa Bibbia ebraica ha detto qualcosa al popolo di Israele e quindi prima ci interroghiamo sul senso appunto che aveva, storico che ha avuto il profeta Isaia con i suoi messaggi, il profeta Geremia nel suo contesto, e poi possiamo attraverso appunto gli scritti del Nuovo Testamento andare a capire in che relazione stanno l'Antico e il Nuovo Testamento. Quindi è un principio ermeneutico e che questo... ci hai illustrato ed è importante anche quando si legge la Bibbia tenere conto che occorre avere dei principi di ermeneutica. E questo principio di ermeneutico, no... questo principio ermeneutico ha a che fare con il principio anche di una lettura storica dell'Antico come del Nuovo Testamento, non subito una lettura tipologica o teologica, perché Isaia ancora non vedeva il Messia, ma Isaia scriveva, ispirato dallo Spirito di Dio, e parlava al popolo di Israele e quindi attraverso la mediazione del popolo di Israele. C'è una bella frase che, ehm, così vorrei prendere qui per coloro che ci seguono, che possono magari ritrovare anche poi nel noccio della questione, è una frase di un biblista veterotestamentario, studioso di Antico Testamento, che si chiama italiano stavolta, Luca Mazzinghi, che oltretutto è anche l'attuale presidente della società biblica in Italia, che eh, insomma, nella Bibbia PM, in introduzione, fa, credo, una bella affermazione a proposito del rapporto circolare che deve esistere tra Antico e Nuovo Testamento. Mi piacerebbe leggere questa citazione. Il rapporto tra i due testamenti, il Primo Testamento e il Nuovo Testamento, non è a senso unico, cioè sempre dall'Antico al Nuovo Testamento. Esiste piuttosto un rapporto circolare, per cui se il nuovo rilegge e illumina l'antico, l'antico illumina a sua volta il nuovo. Ed è interessante che scrive, lui tra l'altro anche teologo cattolico, il Cristo infatti non abolisce la legge o i profeti. Che sono, se volete, l'essenzializzazione di tutta la rivelazione vetero-testamentaria, la legge i profeti, cioè la Torah e il messaggio profetico, ma li porta Gesù a compimento. Tutto questo ovviamente con la nostra lettura cristiana delle scritture, ma non è l'unica, non è la sola. E poi aggiunge: occorre dunque evitare la tentazione di escludere o minimizzare, questo a volte facciamo noi credenti, minimizzare l'Antico Testamento considerandolo soltanto come il preludio di qualcosa di superiore. Qualcosa addirittura che potremmo quasi, lo aggiungo valore. io, mettere da parte. Si no? Impoverisce. E invece per noi la Bibbia ebraica, cioè il Primo Testamento, infatti nelle facoltà universitarie si tende sempre di più a non chiamarlo nemmeno antico. Antico Testamento, prima addirittura in alcune Bibbie di Vecchio. qualche anno fa il Vecchio Testamento, sì. no, è il Primo Testamento, la prima alleanza, il primo patto, e poi c'è un nuovo patto che è annunciato dal profeta Geremia. E quindi questo rapporto circolare. È sicuramente più arricchente che immaginare come ahimè lo hanno fatto anche alcuni credenti evangelici che hanno pensato che in fondo la Bibbia cristiana è il Nuovo Testamento. L'Antico Testamento lo possiamo mettere da passata. parte. E invece no, innanzitutto leggiamo l'Antico Testamento come una parola per Israele prima ancora che per noi. Poi però attraverso questo approccio storico possiamo passare a una dimensione teologica e chiederci che cosa l'Antico Testamento continua a dire anche a noi cristiani sul volto di Dio, sul Messia che noi abbiamo riconosciuto in Gesù. Mm -hmm. Grazie Filippo, come vedete sono degli aspetti importanti nel trattare questa lezione quando parliamo del ruolo della scrittura, un ruolo autorevole, perché certamente, eh, come dice la scuola del sabato nella parte appunto di lunedì, eh, è Gesù stesso, quello che emerge di Gesù dai Vangeli, quindi anche in Giovanni, che indica ripetutamente che l'autorità della scrittura è la testimonianza chiave e per questo... capire chi è. Sì. E su questo non ci piove, però non dobbiamo rischiare di impoverire eh, poi eh, i contenuti dell'Antico Testamento con una visione limitata, diciamo. Assolutamente, ti ringrazio per questo approfondimento che mi permette di aggiungere ancora un altro aspetto, cioè... Il fatto che noi leggiamo nella scrittura e quindi nell'Antico Testamento, perché all'epoca di Gesù l'unica scrittura era l'Antico Testamento, il primo patto, non è sbagliato leggere il Messia e il leggere di Gesù, anzi il Gesù Giovanneo, cioè il Gesù nella prospettiva di Giovanni che scrive verso la fine del primo secolo, addirittura ci ricorda alcune parole importanti per noi che vorrei riprendere, che si trovano appunto al capitolo 5 del Vangelo di Giovanni in modo particolare i versetti 39 e 40. E quindi qui Gesù entra un pochino in polemica con chi, pur dichiarandosi fedele alla lettura delle scritture, non riusciva a cogliere nella vita di Gesù ecco, l'adempimento, il compimento di quelle profezie. E Gesù dice... Quindi in Gesù Giovanneo, in Giovanni al capitolo 5, versetti 39 e 40, voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse, queste scritture, sono quelle che rendono testimonianza di me. Eppure, qui c'è un velo di tristezza, non volete venire a me per avere la vita. E quindi qui addirittura Gesù stesso, lui che è la luce del mondo, chiede conforto alla luce della scrittura. Ma ci sono alcuni uomini, alcune donne, che pur leggendo le scritture ebraiche non hanno riconosciuto in lui il Messia. E quindi c'è un velo anche di mistero, ma questo non ci deve preoccupare e ritorno alla tua domanda legata alla libertà. Ecco, il Dio della Bibbia è il Dio della libertà. E quindi Dio si propone, l'abbiamo detto già, e non si impone, e quindi attraverso la lettura noi possiamo ritrovare in lui la fonte della vita. Alcuni la troveranno altrove. Noi non vogliamo giudicare, ma certamente incoraggiare e testimoniare di quello che noi abbiamo trovato. Grazie Filippo. E allora la parte che abbiamo trattato con questa domanda ci aiuta poi nello studio della parte da lunedì, martedì, mercoledì in particolare. Dove sono poi anche indicati dei testi, e a volte è un discorso diretto di Gesù, come quando Gesù, eh, in Giovanni 3,14, eh, ricorda come Mosè innalzò il serpente nel deserto, eh, quindi fa riferimento a un fatto accaduto nell'Antico Testamento, nella storia del popolo di Israele, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. E nella parte di martedì e mercoledì, voi troverete dei paralleli no, che vengono fatti fra testi tratti dal Vangelo di Giovanni e testi dell'Antico Testamento. Con questo discorso penso che sicuramente li guarderemo con questo occhio particolare dove scopriamo questa libertà di Dio che non si vuole imporre, ma anche spero che anche grazie a Filippo che nella sua formazione ehm, accademica ci ha dato questo strumento, oggi con una risposta abbiamo uno strumento ermeneutico in più. Che magari non tutti avevamo considerato, infatti, alla fine della parte di eh, lunedì c'è anche una domanda: eh, ci chiede la lezione ehm, la, la nostra comprensione no? eh, riguardo alla, alla scrittura? Qual è no? Nel, il suo ruolo nella nostra fede? Possiamo chiedercelo? Che valore diamo a questi scritti dell'Antico e del Nuovo Testamento? Li abbiamo mai pensati in questo modo? Forse. Abbiamo un po' avuto questa visione parziale di pensare solo che eh, di interpretare l'antico alla luce del nuovo, no? E magari abbiamo bisogno di crescere in questo e forse scopriremo anche delle cose nuove che magari prima non avevamo visto in alcuni testi. Sì, sì, sì. Eh, per concludere, il pensiero della libertà eh, non posso non uh, dire qualche cosa proprio leggendo un versetto tra due versetti di Giovanni 8 dove Gesù ci parla della libertà e ci dice che um, per essere liberi eh, conosceremo la verità e come faremo a conoscere questa verità? Lui dice se perseverate nella mia parola, quindi è nello studio della, della sua parola e in quello che essa rappresenta, quindi un, un modo di vivere, un modo di essere che eh, Gesù ci mostra, allora siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, visto che parlavamo di, sì, di libertà. Quindi. Eh, allora, mh, come conclusione, ho una domanda, mh, diciamo che pongo così sul piatto, eh, perché... Magari c'è qualche profezia dell'Antico dell Testamento che ci piace in particolare per qualche motivo, perché indica la venuta del Messia e forse ci ha colpito nella nostra vita in modo particolare. Allora volevo chiedervi se volete, se ci avete. Se vi viene in mente, non voglio... Io una ce l'ho. Insisto. Vai. <ride> Comincia tu, Filippo. Okay. E la, se possiamo, la cerchiamo anche, la leggiamo. Sì, vediamo. Molto volentieri. Allora, ad esempio, se noi ci leggiamo ehm, nel Vangelo secondo Matteo e nel Vangelo secondo Marco, ma ce lo possiamo leggere nel Vangelo secondo Marco al capitolo 15, versetto 34, è un grido di dolore che Gesù pronuncia sulla croce. Hm? Ciò ricordiamo anche a memoria, Eloi, Eloi, la massa bactani, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, probabilmente Gesù in questo momento storico che è quello di essere appeso a una croce, crocifisso per noi, è in qualche modo in una condizione che coloro i quali lo hanno visto, i testimoni oculari, Pietro, Giovanni, eh, Maria, Maria Maddalena, la madre di Gesù, hanno sentito questo urlo, questo grido di angoscia e di dolore. Gesù si è sentito quasi abbandonato da Dio. Ebbene, ecco nel Vangelo secondo Marco, poi ripreso anche dall'Evangelista Matteo, questo grido è un grido che noi troviamo in una preghiera dei Salmi, del Salmo 22, ed è la preghiera praticamente del giusto che soffre come innocente. E quindi vedete quale bellissimo collegamento c'è. La preghiera del giusto che soffre senza averne colpa, perché a volte i giusti soffriamo perché ce ne abbiamo anche colpa, ma ancora più terribile è la sofferenza del giusto innocente, no? Di, del giusto cioè che subisce le angherie della violenza. E quindi Gesù, con questo grido di dolore sulla croce, colto rappresentato dagli evangelisti come in effetti un ebreo che ama il Signore ma in certi momenti della sua vita si sente quasi abbandonato e allora non sta bestemmiando ma sta richiedendo la presenza di Dio dove sei ho bisogno di te certo apparentemente sembra un urlo e un grido disperato ma comunque resta una preghiera, perché il Salmo 22 è una preghiera è un inno. Ecco, questa è un'idea. Anche tu? A hai me pensato in realtà a qualcosa? Così, sul momento mi sono venute in mente le profezie di Daniele: cioè il fatto che noi sappiamo che alla fine si staccherà questa pietra dal monte che cadrà su questi piedi misti e noi sappiamo che le altre, gli altri praticamente pezzi della statua erano delle popolazioni che sono praticamente cadute nel momento in cui è stato annunciato quindi questo mi dà cioè se si è avverato tutto ciò che è successo fino ad ora si, per forza si avvererà anche quest'ultima profezia quindi questo mi dà eh, speranza e mi fa credere che noi non stiamo aspettando un Gesù qualunque, stiamo aspettando un Dio che mantiene le sue promesse sì, e questo è tratto dal libro di, del profeta Daniele al capitolo 2, Perfetto. e vogliamo leggere, almeno sì. nel senso perché voglio prendere la parte che hai sottolineato e lo voglio leggere. Perché ehm, praticamente la pietra che aveva colpito questa immagine di una storia di guerre, di regni anche violenti che si susseguono, che calpestano uh, anche tante vite umane e tanti diritti però alla fine eh, colpisce l'immagine, questa statua ehm, appunto si, si frantuma, eh, non se ne trova più traccia, però quella pietra diventa un grande monte che riempie tutta la terra e, ed è Gesù la, la pietra per eccellenza nella Bibbia, quindi ci annuncia un regno che non avrà mai fine, che non passerà mai e che sarà anche di tipo diverso non violento, non a volte anche bestiale, perché gli imperi, i regni a volte hanno anche delle caratteristiche molto dure, ma questo è un regno di pace così come Gesù ci presenta. Grazie per aver presentato questa profezia. A me eh, piace eh, la profezia legata al periodo di Natale, eh, che a volte, appunto, essendo Gesù nato a Betlemme, in un modo umile, no? Eh, era tratta, almeno quando studiamo la parola di Dio, c'è questo quest annuncio. Ma da te, o Betlemme e Ferata piccola per essere tra le migliaia di giuia, Giuda, però proprio da te mi uscirà colui che sarà il dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi e giorni eterni, quindi ci ricorda sempre anche un po' il prologo di Giovanni. Mi piace per questa, questa onore che Gesù, eh, incarnandosi, quindi la parola incarnata, non, si, non nasce in una grande metropoli, ma in una piccola città. No? E io penso che eh, in questo Gesù possa nascere nella vita di qualsiasi persona dalla più ricca alla più povera, dalla più grande di età alla più piccola, un bambino, un adolescente. Ehm, mi sento piccola anche io che ho una provenienza umile, no? io sono cresciuta nelle case popolari della mia città di Bologna, ma è lì che ho conosciuto il Signore, mi è venuto a trovare proprio lì. E quindi sono molto grata a Dio per questo, che lui dà valore ad ogni cosa, dalle più grandi alle più piccole. Bene, abbiamo passato anche un po' di tempo a raccontare di noi stessi, delle cose che ci piacciono e a voi. Quale profezia piace dell'Antico Testamento? Quale scrittura dell'Antico Testamento che ci fa già pregustare che ci sarà eh, un piano che si avvererà legato alla venuta di Gesù, alla sua prima venuta o alla seconda venuta, come diceva Ellen? Pensateci, rileggete quella, quella promessa quell'annuncio quell che trovate e fatene tesoro, magari condividetelo con qualcuno. Voglio ringraziare Ellen e Filippo per essere stati con noi anche questa grazie, lezione grazie che non era facile, sì, era un po' più complicata eh, sì. di altre, però è stato molto bello e spero che anche per voi che ci seguite sia stato arricchente, ma soprattutto che vi abbia dato speranza e consolazione per quello che Vivete nella vostra vita oggi. Vi abbracciamo, un appuntamento al prossimo incontro. Arrivederci. Vuoi approfondire questo tema? Scopri tutte le risorse, come il nocciolo della questione e altro materiale, su sds.ministeripersonali.chiesaavventista.it. Se non hai ancora il quaderno di studio Scuola del Sabato, Puoi acquistarlo su edizioniadvshop.it oppure accedi alla versione digitale su smartphone e tablet, scaricando l'app Scuola del Sabato dagli store. Ricorda anche che ogni trimestre la Chiesa Ventista sostiene progetti di missione. Questo trimestre sosteniamo la Divisione Nordamericana. Visita il sito nella sezione Missioni. Per scoprire storie di persone di ogni età la cui vita è cambiata conoscendo l'amore di Dio.